Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Come di consueto, tutto lo spazio sarà dedicato all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus. E in apertura andiamo in collegamento con il segretario della CISL Abruzzo Molise, Leo Malandra, che ritrovo con particolare piacere. Buon pomeriggio, Malandra. Chiaramente per parlare del decreto del DPCM di sabato sera con cui il presidente Conte ha chiuso di fatto le attività, tranne quelle ritenute essenziali. C'è stato subito molto scetticismo da parte dei sindacati. Abbiamo letto nelle ultime ore anche le dichiarazioni del leader della CISL Furlan, anche di quella di CGIL Landini. Le preoccupazioni, Malandra, su che cosa vertono? Anche perché si è parlato di un fermo generale oggi 23 marzo e 24 marzo. Guardi, fondamentalmente noi avevamo avuto un accordo, sulla base dell'accordo fatto con il governo, per una limitazione assolutamente restrittiva di tutte quelle che dovevano essere le attività essenziali del mondo del lavoro, della produzione industriale e commerciale nel nostro paese. Nel DPCM, che ha avuto un po' di tempo per essere emanato, sono state aggiunte una serie enorme di attività che noi non riteniamo essenziali. Noi crediamo che stiamo combattendo una guerra contro il coronavirus e quindi in questo caso, in cui noi dobbiamo limitare i contagi da coronavirus e anche le migliaia di tragici decessi che stanno avvenendo in tutta Italia, noi abbiamo bisogno in questo momento di affrontare questa situazione, quella della salute dei cittadini e dei lavoratori. Ogni altra valutazione di tipo economico va fatta successivamente. Noi chiediamo la riapertura di un confronto con il governo per cercare di meglio ridefinire quali siano le attività produttive essenziali a questo momento della vita del paese. Poi il governo ha sicuramente messo in campo una serie di strumenti come gli ammortizzatori sociali che devono essere utilizzati in ogni situazione possibile per dare sostegno e fiato alle nostre imprese. Quali sono le attività che voi ritenete in questo momento non essenziali e che il DPCM, per esempio, lascia aperte? Guardi, io posso farle una serie di esempi perché nella tabella famosa allegata si è dato l'ampio spazio alle interpretazioni. Allora, parlare del fatto che il settore delle gomme e delle plastiche debba rimanere aperto può essere un'idea generica, ma che deve dare delle precisazioni. Certo, se si fanno provette gli ospedali, le provette nelle quali fare esami o materiale sanitario, quelle industrie plastiche devono rimanere aperte. Ma se nelle industrie plastiche si fanno sedie e tavolini in plastica, beh, certo quella non è una situazione di produzione essenziale in questo momento per il paese. Penso in un'altra situazione, quella del tessile. Se si fanno mascherine ben vengano, ma se nel tessile si fanno cappotti di alta moda o cose del genere, beh, anche noi questo crediamo che non sia il momento per quel tipo di produzioni. Nelle ultime ore i sindacati, soprattutto a livello nazionale, hanno un po' di fatto fatto capire che alcune attività considerate magari non essenziali dai sindacati siano state lasciate aperte sulla base di pressioni da parte di Confindustria. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni in un'emittente radiofonica nazionale del presidente di Confindustria Boccia, che ha detto: sciopero generale, non capisco in relazione a cosa. Ritenete che ci sia stato dopo l'accordo, uno step successivo, proprio per rimanere terra terra, governo Confindustria?
Guardi, sicuramente la nota fatta da Confindustria e dal presidente Boccia a noi risulta che abbia avuto un grande spazio di aggiornamento nel DPCM, ma questo non vuol dire nulla. Noi siamo pronti ad riaprire immediatamente un confronto con Confindustria e con il governo. Speriamo che questo avvenga. Abbiamo chiamato chiaramente a verificare le situazioni sul campo, negli stabilimenti, da parte delle nostre categorie e dell'RSU e dei lavoratori, dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza. Però certamente le mobilitazioni che andremo a mettere in campo saranno solo in quelle situazioni che noi riterremo non essenziali e spero di non dover arrivare alla sciopero, che è comunque uno strumento di lotta che dobbiamo tener presente. Mandra, le chiedo, poi le faccio ascoltare anche il servizio preparato dal collega Giuseppe Dintino che riguarda un po' più in senso lato la situazione economica dopo il DPCM. Le chiedo se già avete avuto dei feedback da parte di chi dell'RSU e dei responsabili della sicurezza in azienda sulla situazione in queste aziende che sono ancora aperte. Allora, noi stiamo monitorando chiaramente con le categorie. Intanto apprezziamo che grandi aziende come la FCA con Sevel nel nostro stabilimento, come tutto l'indotto, abbia ritenuto di dover aderire in pieno a quelli che sono i principi veri, cioè quelli di garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori e quindi hanno fatto il fermo produttivo. Chiaramente andremo a valutare caso per caso tutte le situazioni in Abruzzo che non dovessero in qualche modo corrispondere a criteri di garanzia per la salute sia dei cittadini sia dei lavoratori. Le faccio ascoltare il servizio preparato da Giuseppe Dintino che fa un po' il riepilogo di quella che è la situazione dopo il DPCM di sabato sera. Rimarranno aperte solo le aziende ritenute essenziali o strategiche, è quanto prevede il nuovo decreto in vigore da oggi che impone la chiusura di alcune altre attività. Scavando nei cavilli del decreto, però, l'ultima parola sulla chiusura o meno delle aziende l'avrà il prefetto. Dà la possibilità di richiedere al prefetto della provincia, ovviamente dove è ubicata l'unità produttiva, la possibilità di in realtà di non sospendere queste attività. È chiaro che devono essere delle motivazioni, in particolare la norma ne delinea due, ovvero la possibilità di assicurare la continuità delle filiere rispetto all'attività nella quale l'azienda ovviamente è considerata e che rientra in questo famigerato allegato 1. L'altra ipotesi è il fatto di avere un impianto a ciclo produttivo continuo che inevitabilmente provocherebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso, addirittura pericolo di incidenti. Alla firma del decreto subito l'allarme di Confindustria. Perderemo 100 miliardi al mese, ha dichiarato il presidente Vincenzo Boccia, secondo cui il 70% del settore produttivo chiuderà. Nei decreti però, volti a salvaguardare parte della popolazione, mentre molti sono ancora costretti a recarsi al lavoro, non si parla solo di chiusure, ma anche di sostegno alle imprese. Dà la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti piuttosto che di allungare le rate dei finanziamenti o anche, attenzione, i canoni di leasing. E può essere chiesta, consideriamo anche l'ipotesi, diciamo, di sospendere o allungare queste rate addirittura fino a un anno e addirittura di poter arrivare al 100% della durata residua di ammortamento nell'estensione della durata. Sono delle misure di sostegno di natura finanziaria che prevedono immediatamente la sospensione delle revoche legate ad aperture di credito piuttosto che a contratti di finanziamento, piuttosto che a mutui fino al 30 settembre del 2020. E consideriamo che su questa misura lo Stato ha messo 1,73 miliardi solo su questa misura. Non solo il governo nazionale è in campo per sostenere l'economia, anche le regioni stanno varando delle misure a sostegno delle imprese del territorio. Da un punto di vista di misure regionali esisteva già una misura molto interessante proprio sull'innovazione tecnologica dei processi, che in realtà le aziende erano state un pochino lasciate a secco di finanza agevolata negli ultimi anni, e questa era la prima misura interessante che riguardava appunto l'innovazione tecnologica e di processi. Ebbene, questa misura in realtà, grazie proprio all'intervento della Regione Abruzzo, doveva scadere in realtà nei primi giorni di aprile. In realtà
è stata prorogata questa misura al 31 maggio, parla di 5 milioni e 600 mila euro. Il coronavirus in qualche modo sta accelerando una rivoluzione del lavoro già avviata alcuni decenni fa. Se le persone sono isolate dentro casa, le aziende invece sono sempre più digitalizzate e quindi inserite in contesti internazionali. Questa ipotesi della pandemia da Covid in realtà rappresenta una grandissima opportunità per le nostre aziende, specie del nostro territorio abruzzese, per rivoluzionare i propri processi. Significa questo lavorare più in smart working piuttosto che assicurare maggiore incidenza informatica ai processi produttivi, organizzativi e amministrativi. È una rivoluzione in cui prima o poi avremmo dovuto fare inevitabilmente a che fare. Ecco Malanda, per chiudere, che tempi si è dato, che tempi sono dati i sindacati? Perché insomma parliamo di decisioni cogenti per quanto vi riguarda. Assolutamente sì. Guardi, il sindacato in questo momento ha a cuore la battaglia che sta in qualche modo sostenendo il paese, io dico l'intera Europa e l'intero mondo, quella di combattere questo virus con il distanziamento sociale. Dobbiamo mantenere questo come criterio di massima che ci deve in qualche modo aiutare a tutte le decisioni che andiamo a prendere. Quello che è l'attività produttiva ovviamente è a cuore al sindacato, ma discorsi di natura economica, di garanzia delle imprese vanno sicuramente ragionati e portati avanti, ma con uno step successivo. Parlare oggi, come parla Boccia, di 100 miliardi al mese che perdono le aziende, lo teniamo sicuramente in considerazione, ma teniamo anche conto che l'Europa ci sta dando una mano, l'Europa si sta mostrando madre e non matrigna, ci sta dando la possibilità di avere forti finanziamenti che dovranno ricostruire il nostro paese, e io spero che lo si faccia in termini di maggiore innovazione, di maggiore competitività e di maggiore ricerca per avere un paese più moderno ma anche più solidale. Da questo punto di vista, quindi, gli step sono due: combattiamo questo virus e contemporaneamente noi in Abruzzo abbiamo istituito una cabina di regia con la regione che sta dando buoni frutti, ma che deve cominciare a lavorare a pieno ritmo, che deve guardare anche al futuro della nostra regione nel modo migliore possibile, ridando sviluppo alle nostre imprese. Io la ringrazio, grazie a Leo Malanda per essere stato con noi, grazie anche per averci chiarito alcuni aspetti delle perplessità ovviamente dei sindacati in questo periodo, soprattutto dopo il DPCM di sabato sera. Grazie a Leo Malanda. Da un collegamento all'altro vado da Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, dal comune di Spoltore. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo nella sala dell'ufficio del sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, siamo a Palazzo di Città. Saluto e ringrazio il primo cittadino. Buongiorno sindaco e grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, qual è il punto della situazione? Qual è la situazione sindaco a Spoltore per quanto riguarda l'emergenza coronavirus? Ci sono 6 casi ufficialmente accertati, state attendendo risultati di altri tamponi, situazione comunque possiamo dire sotto controllo in questo momento? Al momento la situazione che abbiamo è sotto controllo, ma come purtroppo accade in tutte le altre parti d'Italia e quindi anche nella nostra regione, si evolve di ora in ora, e quindi ci aspettiamo che già nelle prossime ore i 6 ufficiali diventino, che ne so, anche una decina possono diventare rispetto agli ufficiosi. La situazione al momento è sotto controllo e quindi riusciamo ad applicare, devo dire, quelle che sono i protocolli a noi richiesti. Siete in costante e continuo ovviamente contatto con la Regione Abruzzo e con l'ASL di Pescara? Assolutamente sì, finora riusciamo ancora a dialogare, a richiedere quelle informazioni che sono necessarie per la gestione di questa anomala emergenza, ma io avrei immaginato, tra poco inizio il mio nono anno da sindaco, e come dicevamo prima ho affrontato esondazioni, terremoti, nevicate le più incredibili, ma un'emergenza di questo tipo mai, e quindi anomalo nel senso che per adesso riusciamo ad avere i collegamenti che ci toccano.
La vediamo con la divisa, la giacca della Protezione Civile. Grande il lavoro che la Protezione Civile e tutti gli operai del Comune di Spoltore stanno portando avanti in questi giorni, Sindaco. Assolutamente sì, li ringrazio. Finora una squadra che si è dimostrata competente e all'altezza della situazione. Dico finora perché lo scenario che abbiamo davanti è talmente insolito, talmente nuovo e sembrerebbe talmente drammatico che non so come riuscire a rispondere all'emergenza che speriamo non vada oltre quello che noi stiamo vivendo. Ecco, quindi una straordinaria squadra di volontari, di personale dipendenti del comune e tutti quelli, la polizia locale, i carabinieri, straordinari interpreti di un'emergenza nuova per tutti noi. Sindaco, lo possiamo dire, siamo stati testimoni diretti dei controlli che sono davvero molto rigorosi, come giusto che sia nel territorio comunale di Spoltore, perché venendo qui da Pescara siamo stati anche noi fermati da una pattuglia della polizia locale di Spoltore. Sì, assolutamente sì, abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili e la nostra polizia locale fa ordine pubblico e quindi di supporto alle cosiddette forze di polizia, quindi ai nostri carabinieri, e il questore dispone quotidianamente le nostre forze della polizia locale, ma anche dei carabinieri. Stiamo cercando, e devo dire che la popolazione di Spoltore, la ringrazio, sta rispondendo veramente bene nella sua stragrande maggioranza, sta rispondendo bene, quindi i controlli sono ancora per quei pochi che fanno fatica ad adeguarsi a delle norme così stringenti. Parliamo, Sindaco Di Lolito, di Spoltore, che è il secondo comune per grandezza della provincia di Pescara dopo Montesilvano. Il vostro è un territorio comunale molto ampio, perché oltre al centro storico di Spoltore abbiamo Villa Raspa e Santa Teresa, e quindi avete personale su tutto il territorio comunale, anche nelle frazioni più lontane dal centro di Spoltore. Sì, ecco, dopo Montesilvano e dopo il capoluogo che è Pescara, sì, la nostra città è la terza città della provincia di Pescara. Siamo 37 km quadrati di territorio, lei pensi che Pescara ne è 32, e abbiamo oltre 300 km di strada, abbiamo i quasi 20.000 abitanti, e quindi su questo grande territorio, popolato in una maniera in 5 borghi, tre più grandi, diceva bene, il capoluogo, Santa Teresa e Villa Raspa, e quindi non è semplice mettere in piedi. Ecco perché il grande appello che ho fatto in questi giorni e che continuo a fare è che possiamo essere anche un esercito a controllare, ma la consapevolezza deve stare insita nei nostri cittadini, e devo dire che le risposte vengono, quindi i nostri cittadini devono, secondo me, sono assolutamente responsabili. I numeri, Sindaco, ci dicono che Pescara e il pescarese sono nella nostra regione le zone più colpite per quanto riguarda i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione. Da questo punto di vista possiamo dire che a Spoltore le cose vanno decisamente meglio. Parlavamo prima, proprio all'inizio di questo collegamento, di questi 6 casi accertati ufficialmente. Ci sono altre zone della provincia di Pescara dove la situazione è sicuramente più complicata, quindi da questo punto di vista vi potete ritenere soddisfatti? Dico, finora sì, con 6 casi positivi e qualcun altro di 6 casi positivi ufficiali e qualcun altro ufficioso, certo, però non è questo. Io credo che non si riesca a capire bene qual è la dinamica di questi flussi. L'unica cosa che queste persone che io ho avuto modo di sentire personalmente, devo dire che finora, e dico sempre finora perché ripeto, lo scenario può cambiare da un momento all'altro, sono tutte persone che stanno in condizioni di salute diciamo discretamente bene. Li teniamo e speriamo che questo trend, diciamo, se vogliamo positivo, della loro condizione di salute possa continuare in questo senso. Ecco, finora certo è soddisfacente, però mi auguro che non cambi, ma non so quando, fino a quando non cambi. Ecco.
Sindaco, dal punto di vista delle attività commerciali, ovviamente le disposizioni sono ormai note a tutti, sono aperti solo negozi che vendono generi alimentari, va bene, farmacie, negozi che dunque vendono beni di prima necessità. L'impatto, al momento è difficile parlarne, l'impatto economico che un domani potrebbe subire Spoltore da queste chiusure prolungate che sono destinate a durare ancora settimane, state pensando già a quello che sarà il domani o comunque a mettere già in campo delle iniziative oggi per supportare tutte quelle attività che in questo momento nel territorio comunale di Spoltore sono chiuse? Assolutamente sì, innanzitutto ringrazio tutte le attività comunali che si sono, quelle che si dovevano adeguare, si sono adeguate in base agli scaglioni e le norme come venivano ed entravano in vigore, quindi non c'è stato assolutamente nessuno che ha disapplicato quelle normative. Quelle attuali stanno secondo me più svolgendo un'attività di servizio che non commerciale nei confronti delle persone che stanno e devono rimanere a casa. Certo è che noi come comune metteremo in campo tutte quelle azioni per andare incontro a queste esigenze, però è chiaro che il comune può poco, ecco perché ci aspettiamo tanto che il governo dia ai comuni quegli strumenti che possono far sì che quelle attività che hanno subito dei danni anche per via della chiusura, tutte le situazioni negative che si sono ripercosse sulle nostre attività possono essere adeguatamente ricompensate e possono riprendere quell'attività di servizio, quell'attività che hanno svolto finora egregiamente fino, immagino, a prima della crisi del coronavirus. Jacopo, il sindaco è a nostra disposizione, a tua disposizione per eventuali domande dallo studio, prima di restituirti la linea. Solo una curiosità in realtà, ovviamente per un primo cittadino, poi discorso che può essere esteso anche per tutti gli altri. Si è parlato, avete parlato molto bene Paolo, dei controlli e del territorio vasto di Spoltore. Ora, volendo fare un po' un discorso in senso più lato, volevo sapere se un sindaco, in relazione anche all'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione, al di là del fatto che renda un po' più complicato gli spostamenti per andare a fare la spesa, comprare generi alimentari o medicine, se questo dal punto di vista del costringere tra virgolette le persone a stare più dentro casa si sente, diciamo, un po', può essere vista anche come una specie di buona notizia. Sì, infatti era la domanda, Jacopo mi ha letto nel pensiero, è il caso di dire, che avrei voluto fare prima di salutarci qui al sindaco di Lorito. Di Lorito c'è anche ci sono anche queste previsioni di maltempo, questa allerta meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni, c'è anche il rischio neve nell'entroterra e dunque anche a Spoltore. Oltre a tutto quello che state facendo in questi giorni, c'è questa notizia del maltempo che però ha anche un risvolto, potrebbe avere anche un risvolto positivo, perché con il maltempo, con il freddo, con la pioggia, con la neve, le persone resterebbero più volentieri a casa, mettiamola così. Allora, innanzitutto grazie per la domanda, così approfitto a fare un appello alla popolazione di Spoltore, ai cittadini di Spoltore. E mi auguro che la neve non arrivi, se non una neve che non crei problemi al territorio, e così come la pioggia che sembra arrivare dopo, da mercoledì, giovedì e anche venerdì, una pioggia che non crei problemi al territorio. Però una cosa è certa, si è creato un abbassamento di temperatura, ecco perché l'invito a rimanere ulteriormente a casa, perché l'abbassamento di temperatura può generare dei malanni nei cittadini che potrebbero confondersi con le situazioni di positività al coronavirus. Quindi non accalchiamo ulteriormente le strutture sanitarie, il personale medico che è impegnato nella battaglia contro il coronavirus, quindi abbiamo un atteggiamento di prudenza, rimaniamo a casa, non usciamo anche solo per fare la spesa, cerchiamo di contingentarla rispetto a questo periodo di freddo, perché ci possiamo ammalare e ammalandoci andiamo a prendere
prendere posti che servirebbero ad altri in questo momento. Io direi che su queste parole davvero importanti del primo cittadino di Spoltore possiamo chiudere qui questo collegamento in diretta con Palazzo di Città. Io ringrazio il sindaco Luciano Di Torito, grazie sindaco, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Dal comune di Spoltore è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al primo cittadino di Spoltore Luciano Di Lorito che ringraziamo per questo collegamento. E rimaniamo sempre in tema, spostandoci però geograficamente, perché c'è grande preoccupazione tra i medici di famiglia di Teramo per le file di anziani che si potrebbero creare nei prossimi giorni per il ritiro delle pensioni. Poste Italiane annuncia una serie di provvedimenti e la turnazione alfabetica per evitare assembramenti. Resteranno aperti tutti gli uffici postali sul territorio provinciale, compresi quelli della zona rossa. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dal 26 marzo al 1 aprile nei 63 uffici postali della provincia di Teramo si potranno ritirare le pensioni in contanti. Giorni delicati dunque, dove è facile prevedere pericolosi assembramenti nonostante le precauzioni prese da Poste Italiane e, se sarà necessario, anche da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Sul territorio provinciale Poste Italiane garantirà il servizio anche nei 5 uffici situati in zona rossa, mentre sono stati attivati 49 sportelli automatici per avere un anticipo di liquidità di 600 euro. Nel solo comune di Teramo saranno effettuati 3.000 crediti di pensione sul libretto. Coloro che invece non potranno evitare di ritirare l'intera pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome. Il messaggio è che Poste Italiane c'è, dimostrerà la propria funzionalità anche in questi casi, soprattutto in questi casi, e dimostrerà la continuità, ciò che era prima nei nostri servizi, ciò che nell'emergenza metteremo in campo e ciò che sarà per il futuro. Noi garantiremo il pagamento delle pensioni in questa provincia, in questa città, con una forza enorme di personale e risorse, 63 uffici aperti, nella città di Teramo una grande razionalizzazione con 49 sportelli automatici e comunque una calendarizzazione dove tutti avranno l'opportunità e la possibilità di ritirare la propria pensione, o allo sportello o, io mi auguro, soprattutto alle macchine e agli ATM disponibili. Io invito comunque a rispettare le distanze, quello che ci siamo già detti, quello che è stato già diffuso a livello nazionale dai vari decreti, dalle norme di comportamento, e comunque se ci dovessero essere degli assembramenti, l'amministrazione comunale e molti altri sindaci nella provincia hanno già garantito la presenza magari di polizia o comunque di personale della Protezione Civile che ci potranno aiutare ad evitare assembramenti all'esterno. Per il dottor Ercole Core, al contrario, presidente della cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, si potrebbe rischiare il default del sistema sanitario. Gli anziani in fila per ritirare la pensione preoccupano moltissimo i medici di base, che ritengono queste prossime giornate pericolose per il contagio da coronavirus. 10 contagi solo nella giornata di ieri, accertati presso il comune di Penne, dove è stato registrato il numero più alto di positivi da inizio coronavirus. Intanto l'assessore al bilancio, Gilberto Petrucci, si dice soddisfatto per la chiusura degli stabilimenti Brioni e annuncia le buone condizioni del sindaco Mario Semproni. Vediamo. Gilberto Petrucci, assessore al bilancio. Ecco, partiamo da una nota, possiamo dire, un po' positiva, cioè la Brioni è chiusa fino al 3 aprile, sollievo per i lavoratori. Sì, sollievo per i lavoratori, perché chiaramente gli ambienti aziendali di Brioni potevano rappresentare, soprattutto in questo momento in cui si sta registrando il picco di contagi sul territorio, un problema per la trasmissione del contagio autoctono del Covid-19. Quindi è stata fatta una scelta, a mio giudizio, saggia,
che pone in essere chiaramente tutte quelle condizioni di tutela dei lavoratori importanti, soprattutto per un territorio che davvero sta soffrendo per l'emergenza sanitaria. Ieri abbiamo avuto il numero di contagi più alto da quando è iniziata l'emergenza, ben 10 persone sono risultate positive al test del Covid-19 e quindi ieri abbiamo anche diramato una nuova ordinanza rispetto alla quale l'amministrazione comunale ha inteso vietare il passeggio, l'attività motoria, se non quella entro i 500 metri dal luogo di residenza o di dimora, e quindi stiamo valutando davvero ogni ipotesi per bloccare la diffusione del virus sul territorio. Ecco Gilberto, Penne possiamo dire che è il capoluogo dell'area vestina e poi di conseguenza catena si porta appresso tutti gli altri paesi della zona vestina dove ricadono anche altri contagi. Ecco, c'è il sindaco di Colle Corvino, era molto preoccupato, nonché presidente della provincia, molto preoccupato per questa situazione, lo sono anche gli altri sindaci dell'area vestina. Ecco, che cosa ti senti di dire anche ai tuoi colleghi amministratori? Intanto io sono molto vicino agli amministratori, ai sindaci dei comuni dell'area vestina che in queste ore, in questi giorni stanno davvero lavorando sodo per assistere la popolazione. Il compito dell'amministratore non è facile, ci sono tante responsabilità e soprattutto nei momenti di crisi come questa, la più dura e difficile dal dopoguerra, rappresenta un impegno davvero forte per tutelare la popolazione. Ecco, due domande e una considerazione prima di lasciarti. Allora, intanto nei giorni scorsi la Lega, che è anche presente sul territorio dell'area vestina, ha chiesto fortemente a Marsiglio e a tutti gli organi, anche ai comuni, di lavorare per far rientrare Penne, ma non solo Penne, ma tutta l'area vestina all'interno della zona rossa. Ecco, questa è una prima domanda. E poi zona rossa, che è già nella Valfino, considerazione che volevo chiederti è che io ho sentito il sindaco di Castilenti, mi ha detto siamo preoccupati, è difficile, non ci stiamo capendo niente, ci hanno lasciato senza medici. La gestione amministrativa di una zona rossa per la quale peraltro non ci sono nemmeno norme ad hoc diventa complicato soprattutto per i sindaci. Infatti il sindaco di Castilenti ovviamente sottolineava questa preoccupazione proprio per l'assenza di norme specifiche per gestire una zona rossa. Per quanto riguarda invece la richiesta di alcuni partiti di istituire a Penne, di forze politiche appunto, di istituire a Penne e nell'area vestina una zona rossa, a mio avviso va fatta una riflessione che parte a noi. Intanto oggi abbiamo gli strumenti per limitare ancora di più la circolazione di persone e applicare quelle limitazioni per controbattere e contrastare, il termine più giusto, il virus. Occorre la responsabilità da parte di tutti noi, dobbiamo restare a casa e poi soprattutto dobbiamo, alla luce anche dell'ultimo decreto del Ministero della Salute, quella di vietare la circolazione anche per esigenze lavorative, rappresenta in effetti un passo in più. È chiaro che noi già siamo una zona di rispetto su tutto il paese, quindi l'applicazione di queste zone rosse dovrebbero essere applicate salvo casi straordinari che chiaramente non la decide la politica. L'ultima domanda, come sta il sindaco Semproni? Il sindaco Semproni ha concluso l'isolamento fiduciario presso la sua abitazione, tra qualche giorno si sottoporrà al doppio test del tampone e chiaramente aspetteremo l'esito. Lui è asintomatico, quindi non ha sintomi, è in buone condizioni di salute e vuole tornare a lavorare per la comunità e soprattutto per l'ospedale, perché lui è un medico e quindi vuole, mi diceva stamattina, tornare in trincea perché vuole dare un aiuto ai suoi colleghi. Alberghi per isolare i positivi asintomatici. La proposta arriva da Pietro Micaroni, ex medico, oggi in pensione, specialista in igiene, epidemiologia e medicina preventiva. Stefano Recanati.
Sulla gestione dell'epidemia da Covid-19 è intervenuto il dottor Pietro Micaroni, medico recentemente in pensione, specialista di igiene, epidemiologia e medicina preventiva, già addetto per molti anni ai servizi di sanità pubblica presso la ASL di Pescara, il quale ha ritenuto importante portare l'attenzione dei suggerimenti operativi che potrebbero aiutare a risolvere la situazione, soprattutto per quanto riguarda lo stop dei contagi, quantomeno in quelle zone dove la positività da coronavirus sono ancora circoscritte. Secondo me si sta lavorando tanto per il problema del Covid-19, secondo me ci sono delle carenze e si può fare anche molto di più di quello che si è fatto, molto meglio e con meno risorse, con meno impegno di risorse, dal mio punto di vista, è la gestione dei contatti e delle persone risultate positive ai tamponi, ma che sono o asintomatiche oppure manifestano sintomi molto lievi. Secondo le disposizioni governative, allo stato attuale queste due categorie di persone, di popolazione, vengono rimandate a casa, sono in isolamento, ma isolamento fiduciario. Ma man mano che il numero di contagiati aumenta, è chiaro che diventa sempre più difficile effettuare un controllo attivo su un gran numero di persone. E quindi succede che queste persone in quarantena domiciliare, intanto c'è il rischio che infettino i loro familiari e quindi c'è il rischio che da una persona i casi ne diventino 4 o 5 a seconda della numerosità del nucleo familiare. E poi naturalmente c'è il rischio che non rispettino scrupolosamente le disposizioni o per malafede oppure perché semplicemente non hanno compreso queste istruzioni. Quindi il nucleo della mia proposta è quella di istituire delle strutture o reperire le strutture dove poter mantenere in isolamento le persone appunto che o stanno bene però hanno avuto un contatto oppure sono semplicemente positive. Quindi non strutture mediche, diciamo che c'è bisogno di assistenza sanitaria minima, ma fondamentalmente strutture alberghiere. È una normale di prassi quando si tratta di malattie infettive di questa gravità. In Cina più o meno hanno attuato questo sistema, cioè hanno reperito grandi alberghi dove hanno messo queste persone in quarantena. Questo discorso può essere fatto a tutte le scale, sia a livello nazionale che a livello locale, ma soprattutto io vorrei insistere sul fatto che forse bisogna lavorare di più sulle aree ancora non contagiate completamente. Probabilmente è più facile lavorare, individuare i positivi, individuare i contatti, eccetera, non so, all'Aquila dove, se non ricordo male, i casi sono ancora pochissimi, che non a Pescara. Ieri si è registrato il primo decesso per coronavirus di una persona residente a Silvi. Nonostante la brutta notizia, nel comune della Costa Teramana la situazione è sotto controllo. Abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco Andrea Scordella. Noi siamo fermi, come riportano le disposizioni delle ASL della regione, a 5 positivi. Naturalmente, come ho sempre ribadito alla mia cittadinanza, 2 sono persone che comunque non risiedono, non si trovano al momento sul territorio di Silvi, mentre 3 erano praticamente lo stesso nucleo familiare. Ahimè, abbiamo avuto purtroppo un decesso da parte di una signora di 74 anni, che ci dispiace, la prima cittadina che purtroppo perdiamo per questo male, per questo virus, e siamo veramente sconfortati per la notizia che abbiamo ricevuto ieri. Dunque, sentite condoglianze a tutta la famiglia veramente per questa tragica morte. Si può dire comunque nel complesso, nonostante questa brutta notizia del decesso, che nel comune di Silvi si registra una certa tenuta? Diciamo che dall'inizio abbiamo messo in campo tutte le azioni restrittive che ci hanno permesso di tenere sotto controllo il contagio fino a questo momento. Naturalmente siamo consapevoli che è una situazione generale, perché i focolai sono ormai sparsi nei comuni limitrofi, e siamo consapevoli che abbiamo diversa gente che ancora lavora presso le fabbriche e soprattutto tanti infermieri che risiedono, o medici che risiedono nel comune di Silvi. Dunque
non possiamo fermare questo contagio, però lo possiamo mantenere e cercare di resistere il più possibile. Quello lo stiamo facendo. Siamo stati uno dei primi comuni che ha attivato veramente i controlli a tappeto. Ricordiamo che siamo quasi a 5.000 controlli e oltre diciamo i 20 denunciati sul nostro territorio. Stiamo cercando di mantenere la mobilità volontaria, è l'unica arma che cui possiamo controbattere, e dobbiamo cercare di farlo nel miglior modo possibile. Ecco, come si sta comportando la cittadinanza di Silvi? Si attiene alle regole, alle indicazioni? Ma devo dire che la cittadinanza risponde bene. Io capisco che è una sofferenza da parte di tutti rimanere a casa, però devo dire che c'è molta collaborazione, molti cittadini hanno capito le difficoltà che sta vivendo questo paese, questa nazione, e siamo consapevoli, insomma, che soltanto aiutandoci l'un l'altro riusciremo ad affrontarla nel migliore dei modi. Abbiamo poche persone che girano, naturalmente noi continuiamo a fare dei controlli serrati, facciamo sempre il solito appello, che è quello di rimanere a casa, perché il virus non gira da solo, gira attraverso, come abbiamo visto anche sui social, attraverso le gambe dei nostri cittadini. Dunque, se i cittadini rimangono a casa, naturalmente il virus non ha trasporto, e perciò riusciamo a contenere questi contagi. Io l'invito è sempre quello di rispettare le ordinanze e i decreti che vigono sul territorio nazionale, su quello di Silvi, proprio per scongiurare un eventuale contagio futuro dei nostri concittadini. Ecco, lei giorni fa ha voluto lanciare subito un messaggio, perché è stato tra i primi sindaci che si è mosso anche autonomamente, ad esempio chiudendo le piazze e i parchi di Silvi, proprio per impedire che ci fosse la tentazione da parte di diversi cittadini di andare a fare la cosiddetta passeggiata. Indubbiamente avevamo compreso sin dall'inizio che questo contagio poteva venire da persona a persona, dunque evitare assembramenti, evitare dei punti di raccordo tra i cittadini poteva essere, diciamo, in prima analisi l'unica soluzione possibile. Dunque siamo stati, diciamo, i primi ad attivare proprio il blocco delle piazze, dei parchi, delle zone che attiravano più i cittadini, e dunque avevano più esposizione e probabilità di contagio. Dunque vogliamo dire che sicuramente ad oggi queste scelte hanno sicuramente tenuto sotto controllo alcuni aspetti, tra cui appunto la mobilità cittadina, ma soprattutto, per i risultati che abbiamo, hanno anche generato un numero limitato di contagi. Ripeto, ahimè, purtroppo la situazione è sempre da tenere monitorata e sotto controllo, proprio perché siamo circondati nei paesi limitrofi da focolai, perché soprattutto, come abbiamo chiesto sin dall'inizio, quello di chiudere tutto, abbiamo ancora diversi cittadini che si spostano per lavoro, e soprattutto abbiamo l'ospedale di Atri che attraverso i nostri infermieri, i nostri medici, che naturalmente lavorano quotidianamente per dare supporto alla cittadinanza e alla popolazione, siamo preoccupati per i contagi che si potrebbero verificare nei prossimi giorni. Sono 7 i casi positivi a Lanciano, una cinquantina sono invece in quarantena. Il reparto di ortopedia del Renzetti chiuso dopo il contagio partito da un'anziana paziente di Casoli, poi deceduta a Chieti. Anche un medico è rimasto contagiato. La ASL ha eseguito le operazioni di sanificazione del reparto, che però non ha ancora riaperto. Intanto mancano i DPI per gli operatori, 2 esposti dell'USP. Vediamo. 7 casi positivi a Lanciano, una cinquantina di persone in quarantena, questi dati relativi all'epidemia di coronavirus in città. All'ospedale Renzetti, dopo il caso positivo della 92enne di Casoli, ricoverata in ortopedia per la frattura del femore e poi trasferita a Chieti, dove deceduta, il reparto è stato chiuso e sottoposto ad operazioni di sanificazione. Un'altra anziana di Paglieta, ricoverata ad ortopedia e rimasta contagiata a sua volta, è in seguito deceduta, positivi al tempo
test sono risultati complessivamente 9 pazienti su 12, compresi 2 decessi, gli altri 3 sono invece risultati negativi. E c'è attesa per i risultati ufficiali dei tamponi eseguiti sul personale sanitario, ma si temono contagi tra medici e infermieri. Sulla mancanza di dispositivi di sicurezza interviene l'Unione Sindacale di Base, che denuncia il fatto in procura con 2 esposti presentati a Lanciano e a Chieti. Nel mirino del sindacato c'è la ASL provinciale insieme alle altre ditte esterne che operano per gli ospedali. Il delegato USB Luigi Iasci. Crediamo che, vista la gravità della situazione nella quale ci troviamo e soprattutto la diffusione velocissima che ha questo virus, dobbiamo permettere agli operatori impiegati in prima linea a combattere questa grave emergenza di lavorare in sicurezza, prima di tutto per loro e per il ruolo che stanno svolgendo così delicato nella fase in cui ci troviamo, ma soprattutto per evitare che possa essere il personale sanitario stesso a trovarsi nella situazione di divenire a tutti gli effetti un vettore dell'epidemia. E i lavoratori sappiamo che sono impiegati negli ospedali, ma quando escono dagli ospedali hanno delle famiglie, delle comunità dalle quali provengono e quindi la contaminazione del personale sanitario sarebbe disastrosa per l'esposizione di altri e tanti soggetti alla epidemia. Per cui abbiamo deciso di attuare questa azione forte ma necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza nei nostri ospedali e per evitare che possa arrivare a un numero veramente spaventoso di persone contagiate. E la ASL Lanciano Vasto Chieti ha pubblicato 2 bandi per reclutare medici e infermieri disponibili a lavorare nelle unità operative degli ospedali che stanno affrontando l'emergenza Covid-19. Non è previsto un termine per la presentazione delle domande, che vanno inviate per email a candidature.covid19@asl2abruzzo.it. Ecco qua l'indirizzo mail, lo vedete in sovraimpressione, utilizzando il modulo disponibile su www.asl2abruzzo.it, sezione avvisi e concorsi, secondo le modalità indicate nei bandi. Gli avvisi sono rivolti uno a medici e infermieri esterni, l'altro a medici già in servizio in azienda. Il primo bando è aperto a professionisti attualmente dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture pubbliche o private, a professionisti in cerca di impiego, a specializzandi e anche ai pensionati. Per quanto riguarda i medici laureati, la priorità andrà agli specialisti, agli specializzandi e a chi possa documentare qualificate esperienze nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, medicina interna, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Gli infermieri devono essere in possesso di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione, con priorità per chi possa documentare qualificate esperienze nell'ambito dell'area dell'emergenza e delle terapie intensive. Il secondo avviso è invece un avviso interno aperto a tutti i dirigenti medici della ASL Lanciano Vasto Chieti, al momento non coinvolti direttamente nell'emergenza, considerando anche la riduzione delle prestazioni ambulatoriali. L'avviso dà priorità a esperienze e conoscenze nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, medicina interna, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base. Successivamente saranno valutate anche esperienze e conoscenze in area medica e in altre discipline. E con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento in diretta alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.